Cari cittadini, oggi sono andata a farmi una passeggiata, non come utente, al mercatino di Marsala, ma per dare i volantini. Beh, posso dirvi intanto che ero molto intimidita perché non è facile dare i volantini e dire sono io, la giornalista, quella che conoscete, quella che veniva qui a farvi le interviste, a farvi protestare sulle cose che non andavano bene. Insomma, è stato emozionante per un aspetto, è imbarazzante per un altro. Mi sono accorta che le persone sono veramente stanche e quando pensano alla politica pensano a persone che rubano, a persone che pensano solo ai loro affari, a persone che sono interessate a vincere soltanto per sedersi su una poltrona. Questo mi ha fatto stare molto male, infatti non sono particolarmente allegra in questo momento e faccio anche fatica a sorridere, voi mi conoscete, sono una che sorride sempre, perché non mi è piaciuta l'idea che potessero pensare anche solo per un attimo che io potessi essere come quei politici, politicanti che ho intervistato in 30 anni di giornalismo e che ho contestato tutte le volte perché non rispondevano alle domande, perché volevano solo le domande preconfezionate, perché non gli andava che gli dicessi le cose che non hanno fatto o i cambi di casacca che hanno fatto. E ho detto, avete veramente ragione. Io vi capisco ed è per questo che mi sono candidata. Mi sono candidata perché voglio che uno di noi, un cittadino normale, possa sedersi in quel palazzo, in quelle sedie, intorno a quelle scrivanie, non per avere il piacere di stare lì, perché poi, voglio dire, non mi manca il piacere di tante altre cose, io faccio tante cose che mi piacciono tutte quante, per mia fortuna. Ma perché deve provare a portare la voce delle persone, la voce delle persone che stanno male. Molti di voi oggi al mercatino di Marsala mi avete detto «Ah signora, ma qui non cambia niente, e noi stiamo male, le pensioni non ce l'abbiamo, e i servizi non ce l'abbiamo, e ci mancano tantissime cose, abbiamo difficoltà a vivere». Avete ragione, però anche voi avete torto. Perché voi, come gli ho detto oggi, avete votato sempre quelle persone. No, noi non votiamo più nessuno, ci siamo stancati e non andiamo a votare. E avete torto lo stesso, perché nel momento in cui decidete di non andare a votare, avete fatto il gioco di quelli che hanno i pacchetti di voti, che hanno le solite persone che fanno parte della loro area, un po' perché fanno parte di un partito, e ci sono dei partiti forti e voi sapete quali sono, un po' perché hanno fatto tanti favori, che ve li hanno fatti passare appunto come favori quando invece erano dei diritti. Voi avete dei diritti, noi abbiamo dei diritti e non possiamo scambiare o barattare i nostri diritti con la loro idea di favori. È chiaro che ci vogliono tenere in queste condizioni, ci vogliono tenere senza lavoro o con i lavori precari, ci vogliono tenere senza servizi, per cui arrivano loro e dicono te lo faccio io, te lo risolvo io e che tu pensi, che carino che è stato e gli dai il voto. No, quello è il loro compito, loro devono dare servizi, devono dare risposte, devono creare i presupposti, quindi qualora io fossi eletta e dovessi essere un vostro rappresentante della regione, rimarrò un vostro rappresentante, sarò sempre insieme con voi, mi potrete cercare e chiamare ovunque, perché io voglio risolvere i problemi di questo territorio. Se no, non serve a niente, posso stare dove sto, la giornalista la faccio con grande amore, la mamma la faccio con grande amore, la giardiniera la faccio con grande amore, perché sapete, io vengo dalla campagna, mi piace la campagna e quando faccio il giardinaggio nella mia casa lo faccio sì anche per risparmiare, ma lo faccio anche perché mi piace, io ho passione di fare quello che faccio. L'altro giorno, mentre pulivo il giardino, ho preso una trambata, così dice a Roma, in testa, perché un albero di olivo era basso, c'era il sole bellissimo che splendeva, l'ho preso in pieno, sono caduta e mi sono fatta anche un pochetto male, comunque mi sono rialzata e ho continuato a lavorare. Ecco questo, ci vogliono persone che si sanno rialzare quando cadono e che continuano a lavorare, perché lo fanno con amore. Io avevo amore di vedere poi il giardino tutto carino, tutto pulito, tutto messo in ordine, e tu devi avere amore per la città, le città che sono sporche, che sono piene di immondizia, un po' per colpa nostra perché ce la buttiamo anziché buttarne i cassonetti, ma molta per colpa delle amministrazioni, perché io sono andata recentemente a Parigi, mio marito aveva un congresso e l'ho seguito. Bene, ho notato una cosa bellissima,
Mentre magari tutti guardavano i documenti, queste cose, io ho sempre amato invece guardare il funzionamento dei territori che ho frequentato e dicevo, ma guardate che stupendo, ogni 40 metri da un lato e dall'altro del marciapiede ci sono i cestini dell'immondizia, alti così, grandi cestini con sacconi, dove tu potevi buttare le cose ogni 40 metri, è normale che per terra era pulitissimo, non ho visto un pezzo di carta, qualche foglio ogni tanto, che è normale, perché anche se hanno pulito gli alberi, non è che puoi dirgli adesso vuoi far cadere la foglia, adesso no perché ho pulito. E quindi chiaramente qualche foglia c'era, ma è ben diverso che trovare di tutto di più in mezzo alle strade. Adesso, mentre venivo qui in televisione, che poi è la televisione dove io lavoro, in questo momento no, perché sono candidata, ho visto sacchetti di immondizia per la strada, proprio per la strada vera, la strada, non le stradine di campagna, buttate così e le macchine camminandoci sopra, tutto che stava per terra, un'indecenza. Allora, se noi non amiamo per primo il nostro territorio, se noi non lo vogliamo fare essere bello e pulito, anche noi abbiamo una parte di responsabilità, ma molta ce l'hanno quelli che magari non vengono a prendere immondizia come sarebbe giusto o non mettono dei cassonetti laddove potrebbero essere necessari. Quindi io vi garantisco tutto il mio impegno per quello che sarà il mio compito, facendo tutto quello che serve al territorio. Cosa serve al territorio? Al territorio servono strutture, infrastrutture, che funzioni bene l'aeroporto, perché senza l'aeroporto siamo morti, che gli ospedali funzionino. È chiaro, si fa anche la battaglia, perché la regione può dare delle direttive, può fare determinate cose, anche perché siamo a statuto speciale, però deve anche fare delle richieste. Se mancano le persone necessarie, come al pronto soccorso di Marsala, che tu vai e fai una fila che non finisce mai, è chiaro che fai la fila che non finisce mai. Se c'è un solo medico e due infermieri non è possibile, lì ci vogliono almeno 3 medici al pronto soccorso e almeno 5 infermieri. Voglio dire, questo non si deve fare però soltanto durante la campagna elettorale, come fa qualcuno che dà qualche piccolo lavoretto per un mese, 2 mesi, così fa vedere che tutto funziona e allo stesso tempo fa felice quello che per un mese ha potuto lavorare. Il lavoro non può essere barattato per un posto di lavoro. Qualcuno lì mi ha detto pure, signora, che mi dà 50 euro lavoro? Ho 50 euro, ma questo è un reato penale, ma lei scherza, questi sono delinquenti, e lei che ci fa con 50 euro? Ci mangio oggi. Lei deve mangiare oggi, domani e dopodomani. Quindi queste persone che gli danno 50 euro, è sicuro che per dargliele devono poi rubare. E dove rubano? Ai soldi della regione, perché di certo non metteranno i loro soldi per potervi dare 50 euro. E allora io dico questo, non cadete in questi giochi. E io non è che sto dicendo oggi perché sono candidata, queste cose le dico da sempre, sono 30 anni che faccio giornalista e 30 anni che ripeto le stesse cose e in ogni campagna elettorale mi sono sgolata per dirvi 2 cose fondamentali: il voto deve essere libero e bisogna andare a votare. C'è gente che è morta per poter ottenere il diritto del voto. Noi donne siamo quelli che l'abbiamo ottenuto più tardi di tutti e proprio noi donne non possiamo permetterci il lusso di dire non votiamo più. Tanto se non votiamo non è che non vota più nessuno e quindi questi non vengono eletti. I soliti noti saranno sempre eletti perché avranno il loro carrozzone e le cose non cambieranno. Quindi saremo responsabili di aver permesso questo. Tu vuoi essere responsabile di aver permesso che certe persone che hanno fatto proprio andare male il nostro paese, la nostra regione, la nostra provincia, possano ancora sedersi là? Tu vuoi questo? Io non ci credo. E allora cambia, ma non fare il qualunquista, cambia all'interno dei partiti con le persone migliori che ci sono in quel partito. Patrizia Paganelli è una persona positiva, ce ne sono altre. Cercate i migliori, le migliori, uomini e donne, e date il vostro consenso, perché solo così potete dire io la mia parte l'ho fatta. Se non andate a votare non avete più diritto di lamentarvi, non avete alcun diritto di dire ma tanto va sempre così. No, va sempre così se facciamo sempre così, se facciamo diversamente andrà diversamente. Lo vedete, no? Anche nei rapporti personali. Se uno si impunta e dice a una persona no, questo non te lo voglio dare perché non è giusto, o questo non lo voglio fare perché non è giusto, o un datore di lavoro si dice no, io se tu non mi paghi non ci vengo, cambia qualcosa, no? E allora vale anche nelle piccole cose come nelle grandi cose. Noi abbiamo il dovere di andare a votare, di votare le persone migliori,
di guardare persone che hanno passione, che hanno entusiasmo, che hanno voglia di fare qualcosa, che credono nel territorio, che hanno costruito. Io mi stimo il territorio, ho la casa di questo territorio, ho un marito che lavora in questo territorio, ho un figlio che vorrebbe rimanere in Sicilia e non andare via, purtroppo c'è una figlia che vive e lavora a Milano, e allora non regaliamo le intelligenze fuori, perché Milano è pieno di siciliani, Milano è pieno di persone del sud che ha cresciuto il valore a Milano. Sapete che Milano è la vera capitale economica italiana. Ebbene, facciamo in modo che la Sicilia risorga, e per farlo dobbiamo essere noi, noi per primi, con il nostro voto consapevole, con il nostro voto di diritto, con il nostro voto alla persona per bene, alla persona capace, alla persona che veramente può fare qualcosa, non solo per voi, per me, per voi, per i nostri figli, per tutti, nell'interesse della collettività. Io vi ringrazio. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura. Mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche soldi delle emittenti per poterti far fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Tu devi sapere che cosa ha bisogno il territorio, e non lo sai se stai seduto su una poltrona dietro una scrivania, lo sai se sei tra la gente, se l'ascolti, se gli dai la possibilità di incidere, e per incidere bisogna esserci. Quindi votare un deputato, candidato come Patrizia Paganelli significa esserci, perché io vi do la mia parola d'onore, quello vero, io ci sarò per tutti. Questo è sicuro. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari presidente.